Beppe Dossena, allora, ha sconfitto la cinese, ma non ha sconfitto l'Atalanta. Oggi ha giocato con la febbre. Sì, sono male di stagione. Le difficoltà della partita? Sapevamo di dover affrontare una squadra che sa stare molto bene in campo. Però direi che abbiamo giocato un'ottima partita, un primo tempo in cui avremmo meritato di segnare. Direi che tutto sommato la squadra, nonostante affrontasse una squadra ben disposta, ha creato e ha lavorato. Poi abbiamo avuto certamente la fortuna di segnare l'ultimo minuto, però direi che forse abbiamo più da recriminare noi. Sampdoria e Atalanta pretendevano molto da questa partita. I blucerchianti, dopo il 3-0 alla Fiorentina in Coppa, volevano regalare ai tifosi il primo successo casalingo dell'89 e seminare un po' di inseguitori dell'Inter. I bergamaschi cercavano l'11° risultato positivo consecutivo e la conferma di una robustezza che li sta consacrando squadra a rivelazione del campionato. È finita 1-1 tra recriminazioni e salti di gioia. Risultato giusto nella sostanza, un po' meno forse nella forma, complice anche l'arbitro messinese Amendolia, che sembra un po' imitare lo bello senior, ma oggi ha lasciato troppa gente perplessa. La Sampdoria attacca subito con forza e affida alle rinnovate folate offensive del terzino Carboni gran parte delle occasioni che si creano davanti a Ferron. L'Atalanta è quasi perfetta nella sua guardinga attenzione a difendersi soprattutto a centrocampo, dove Pritz, Stromberg, Nicolini e Bonacina tessono un gioco molto efficace per liberare l'unica punta, ma anzitutto proteggere la difesa. Dopo un gol annullato all'Atalanta, forse per un fallo di Evair su Virkwood, il primo tempo regala alla cronaca un palo di Vialli su calcio di punizione e un paio di falli sui blucerchiati che hanno fatto gridare al rigore. Prima Pari e poi Vialli cadono in area in maniera sospetta. Ma il secondo fallo era forse iniziato fuori area. Nella ripresa l'Atalanta piazza subito la botta giusta in contropiede. Il brasiliano Evair raccoglie un bel lancio sulla sinistra e segna, gridando poi la sua gioia a una parte di campo ancora da ricostruire. La Samp allora va sotto con forza e comincia il grande assalto alla porta di Ferron. Finalmente si vede anche la grinta. Ci provano un po' tutti a raggiungere il pareggio al più presto possibile. Però con troppo affanno e anche poca fortuna. Vialli, Mancini, Victor Pradella, subentrato Carboni, fanno un po' il tiro al bersaglio, finché al 90° dall'ennesimo cross di Cereso nasce l'azione del gol del pareggio di Vialli, che forse è un autogol di Barcella. Mondonico non è troppo soddisfatto e si vede, ma negli spogliatoi è il solito furbo filosofo, d'altra parte come Boskov. Noi siamo soddisfatti di quanto è successo in campo, siamo soddisfattissimi del risultato, saremmo stati più soddisfatti se avessimo vinto, però non cambia di una virgola tutto quanto. Al fin sono molto contento perché hai visto una Sampdoria durante 90 minuti molto grintosa. Abbiamo lottato e abbiamo avuto anche un po' fortuna.